Il Bosco Risonante di Pesaro 2024. Si chiama così il progetto che coinvolgerà il Parco Miralfiore dal 31 maggio fino a settembre e che darà voce a una selezione di alberi, alcuni dei quali monumentali, che vedranno raccontate le loro storie dai lettori della voce dei libri e che allo stesso tempo, oltre alle letture, diverranno protagonisti anche di eventi live come incontri, concerti e laboratori. Viene definita un'installazione audio fisica digitale su una rete di 33 alberi distribuiti nella provincia di Pesaro Urbino. E ci siamo divertiti come voci dei libri a raccontarne la storia, nel senso che adesso in 30 postazioni della provincia di Pesaro Urbino le persone troveranno dei leggi segnaletici dove c'è scritto ascolta la mia storia e sentiranno proprio le persone attraverso un QR code che rimanda a un podcast proprio la storia raccontata in prima persona di questi alberi che, ripeto, sono silenziosi testimoni del tempo, ma delle volte proprio per la loro annosità. Si parla di alberi secolari di 300, 400, 500 anni, addirittura hanno assistito a tante cose della nostra vita quotidiana, ai nostri cambiamenti, alle nostre bellezze, ma direi anche ai nostri grandi errori, soprattutto nei confronti della natura. È un progetto che tende un po' ad antropomorfizzare l'albero, diciamo, però è vero che se è un modo per poter conoscere questi altri da noi, cioè queste creature che comunque sono indispensabili per la nostra vita, per il nostro equilibrio, beh, insomma, anche se cominciano a parlare con la nostra voce va bene, l'importante è intendersi e imparare a conoscerli e rispettarli chiaramente. Ai 26 lettori e lettrici dell'associazione si aggiungono al fianco dei 33 alberi anche un gruppo di botanici e naturalisti a cui è stata affidata la scelta e la selezione tra tutta Pesaro Urbino. In 15 comuni della nostra provincia, 9 naturalisti e uno storico hanno individuato questi 33 testimoni del tempo, dell'ambiente, ma anche della storia ovviamente. Il più antico di tutti è il Tasso di Fonte Avellana, ad esempio, che non ha visto Dante, però insomma ha una bella età, ma poi abbiamo anche alberi a Fano, a Pesaro, del grande platano che è stato protagonista nella Seconda Guerra Mondiale, il platano di via Gagarin e tanti altri, ecco, che hanno veramente caratteristiche botaniche, ma anche insomma cose da raccontare molto diverse tra loro.